Prima di poter parlare di tutte le strutture che formano la cellula, bisogna cercare di capire come si organizza la stessa cellula e quindi dobbiamo analizzare per prima cosa il protoplasma. Che cos'è il protoplasma? In pratica il protoplasma rappresenta tutte le componenti chimiche che costituiscono una cellula. Poi le componenti chimiche si organizzeranno per formare tutte le strutture. Il protoplasma quindi è essenzialmente tutto ciò che forma la cellula. Questo può essere suddiviso agevolmente in citoplasma e nucleoplasma. Questa classificazione la devi ricordare perché ti sarà molto utile quando poi studierai gli argomenti successivi. Ricordati che poi il citoplasma è diviso in ectoplasma e in endoplasma. Quindi se noi prendiamo una cellula, qua troviamo la cellula con il nucleo, quindi questa è una cellula eucariote perché è presente il nucleo, e in questo caso abbiamo visto che tutto ciò che forma la cellula si chiama protoplasma. Il protoplasma è suddiviso in citoplasma e nucleoplasma, il citoplasma a sua volta è formato dall'ectoplasma, questa porzione più esterna, subito al di sotto della membrana, e dall'endoplasma, la parte più interna. Il termine ecto ed endo ci suggeriscono proprio questo: ecto un qualcosa che si trova più all'esterno ed endo un qualcosa che si trova più all'interno. Poi il nucleoplasma sarà formato dalla componente nucleare. Quindi, se noi guardiamo una cellula, possiamo definire il protoplasma come il complesso di sostanze contenute nella cellula che sono circondate dalla plasma membrana, quindi tutto ciò che sta all'interno della plasma membrana, alcuni autori comprendono la stessa plasma membrana, formeranno il protoplasma. Quindi tutto è protoplasma, una cellula è formata da protoplasma. È un termine semplicissimo per indicare tutte le componenti della cellula. Quindi, nell'ambito del protoplasma, negli eucarioti, la parte di protoplasma che si trova esternamente al nucleo, ma comunque al di sotto della membrana nucleare, è chiamato citoplasma. Tutto ciò che sta all'interno del nucleo invece si chiama nucleoplasma. Quindi tu dovresti ricordare questo: il citoplasma è tutto ciò che è compreso all'interno della membrana plasmatica, all'esterno comunque del nucleo, mentre tutto ciò che sta all'interno del nucleo è chiamato nucleoplasma. In questa cellula abbiamo, come puoi vedere, le componenti principali, il nucleo, la membrana, e poi troveremo tutto questo materiale che si trova tra la membrana plasmatica e, come puoi notare qua, il nucleo. Tutto questo è chiamato citoplasma. Qua invece abbiamo un dettaglio del nucleo, troveremo quindi l'involucro nucleare e poi tutto ciò che sta all'interno del nucleo è chiamato nucleoplasma, quindi tutte le costituenti del nucleo. Quindi ricordati, noi abbiamo in questa immagine una cellula schematizzata, la membrana plasmatica e il nucleo. Tutto ciò che sta all'interno della membrana plasmatica, ma all'esterno del nucleo, si chiama citoplasma e comprenderà tutte queste costituenti che vedi, mentre tutto ciò che sta all'interno del nucleo, all'interno quindi dell'involucro nucleare, è chiamato nucleoplasma. Come abbiamo già spiegato, questi concetti sono molto molto importanti perché ti permettono di avere una visione globale dell'organizzazione della cellula che sarà molto utile quando poi studierai i vari organuli, il nucleo e così via. Quindi, un altro aspetto caratteristico che dovresti cercare di ricordare è questo: dal punto di vista della composizione chimica, il protoplasma può essere, diciamo, suddiviso in due branche, la branca inorganica e la branca organica, cioè nel protoplasma noi troveremo una serie di sostanze chimiche, alcune inorganiche e altre organiche. Le inorganiche saranno l'acqua e alcuni ioni, mentre le organiche saranno proteine, lipidi, carboidrati e acidi nucleici, quindi le biomolecole più importanti. L'acqua, come sempre, la fa da padrona con il 75-85% del totale, poi troveremo gli ioni, che sono comunque sempre molto importanti per vari meccanismi, come ad esempio la contrazione muscolare, attività enzimatiche, per esempio nella glicolisi il magnesio è fondamentale, eccetera, eccetera. Poi, nella componente organica, troveremo le proteine, che sono la componente principale, formando un 10-20%, i lipidi un 2-3%, i carboidrati l'1% e poi giustamente anche gli acidi nucleici come l'RNA e il DNA. Quindi, in questo video abbiamo cercato di capire come si organizza la cellula. Nel protoplasma troveremo quindi il citoplasma e poi anche il nucleoplasma. Questo è quello che dovresti cercare di memorizzare. Se hai dei problemi o dei dubbi, come sempre, puoi lasciare un commento. Nel video successivo parleremo di una delle componenti del protoplasma, cioè il citoplasma.